partita, questa serie unica di 800 metri. Subito viene la Bellò, la campionessa in carica, a prendere la testa davanti a Joyce Battagliano. Battagliano in seconda posizione, Baldessari in terza, Biscuola in quarta, Coiro in quinta, Favalli in sesta, Troiani in settima, poi Cortesi, Acdere, Vianna. È una serie densissima con 11-10 atlete, 29-8 il passaggio ai 200. La locomotiva e la Bellò, la gran voglia di correre forte per l'atleta veneta. Bellò, Battagliano e una coraggiosa Stefania Biscuola in terza posizione. Eloisa Coiro, una delle due millennial in gara in questa gara assieme a Favalli, in gara in questa prova insieme a Favalli. Transito in 400 in 1:01:08. Si corre su ritmi significativi. Battagliano pronta, sembra pronta a provare il sorpasso, ma Elena Bellò ha deciso di imporre un ritmo significativo a questa prova. Non è sicuramente una gara tattica. Attenzione che lo standard per Glasgow 2:04:50, si passa in 1:34:10 ai 600. Battagliano può, sembra ormai da qualche centinaio di metri, poter provare il sorpasso, ma ora è Bellò a lanciare la progressione. Esce Luisa Coiro che va al sorpasso di una coraggiosa Biscuola. Attenzione a Luisa Coiro, attenzione al duello tutto fiamme azzurre. Bellò e Coiro, Bellò e Coiro. È Bellò che trova gli appoggi per andare a vincere in 2:05:59. Anche se sul display di campo ci esce 2:06:59, noi abbiamo 2:05:59 come tempo. Non basta per lo standard degli europei per gli europei indoor di Glasgow. Basta per la felicità del titolo italiano di Elena Bellò da festeggiare, abbiamo visto con Mattia Boretti. Elena Bellò va a bissare il risultato dello scorso anno. Attenzione a Stefania Biscuola che è andata a prendersi la medaglia di bronzo superando Battagliano e proprio negli ultimi 40 metri, bravissima Eloisa Coiro. Attenzione anche al tempo della junior, sempre delle fiamme azzurre, nata agonisticamente nella Roma acquacetosa come sodalizio. La felicità di Elena Bellò